Salve a tutti, benvenuti a Whisky for Breakfast, un nuovo format in cui faremo delle chiacchiere sul whisky. Io sono Daniele Cancellara, bar manager di Rasputin, e vi accompagnerò in questo piccolo viaggio. Quello di cui parleremo oggi è il whisky giapponese. Spesso mi sento dire, ma i giapponesi hanno iniziato a produrre whisky, oppure ho saputo che il miglior whisky al mondo è il whisky giapponese. La storia del whisky giapponese non è così recente, la storia del whisky giapponese è una storia abbastanza antica, sicuramente non secolare come quella di Irlanda o Scozia, ma una storia che comincia nei primi del Novecento, con un personaggio che si chiamava Masataka Taketsuru, che si chiamava, che fu inviato dalla Setsu Shuzu Company in Scozia per carpire i segreti della distillazione. Durante il suo soggiorno in Scozia studiò chimica all'Università di Glasgow, lavorò a Longmore nello Speyside e anche a Hazelbourne in Cumbertown. Sposò una ragazza scozzese di nome Rita e tornò in Giappone nel 1924, quando però la Setsu Shuzu Company disse che il progetto era stato abbandonato. Per fortuna trovò in Suntory un nuovo alleato e qui nel 1924 finalmente riuscì a aprire la prima distilleria di whisky giapponese, Yamazaki, vicino a Kyoto. Il whisky giapponese si rifaceva al whisky scozzese sicuramente, più precisino se vogliamo definirlo così, più ruffiano nel senso assolutamente buono del termine. E la storia continua, aprono tantissime altre distillerie, apre Yoichi in Hokkaido, quindi a nord, apre Miyagi Kyo. Il vero successo però del whisky giapponese come lo conosciamo oggi lo dobbiamo ai primi anni 2000, quando nel 2001 Yoichi, 10 anni, comincia a vincere svariati premi, ponendosi su di sé l'attenzione degli utili addetti al settore e degli appassionati. Il successo di massa, il successo commerciale, lo dobbiamo invece nel 2003. Quando esce il film Lost in Translation di Sofia Coppola, film che se non l'avete visto guardatelo, molto molto bello. E la trama a grandi linee è Bill Murray, che interpreta un attore americano in declino, che viene invitato in Giappone per fare una pubblicità di Suntory, appunto. Una pubblicità che ha anche uno slogan che chiaramente non è mai stato usato in realtà, ma che era "For relaxing times, make it Suntory time." Da quel momento il pubblico americano cominciò a porre l'attenzione sul whisky giapponese, cosa che prima probabilmente neppure sapeva che esisteva. Nel 2014 inoltre esce Massan. Massan è una soap opera, una serie episodi da 12-15 minuti, una cosa molto, molto semplice, e sulla storia di Masataka Taketsuru e Rita, appunto. Vi ricordate prima che avevo detto, è un punto molto importante, perché è stato un format creato in Giappone per le casalinghe, la trasmessa appunto di mattina. Proprio grazie a questo tutte le casalinghe giapponesi sono, tra virgolette, impazzite e hanno cominciato a comprare whisky per gli ospiti, e per il marito la sera o magari per berlo loro, questo chiaramente non lo potremo mai sapere. Il mercato è incrementato sempre di più anche interno, fino a mandare molti invecchiamenti in rottura di stock, infatti non sono assolutamente semplici da reperire oggi come oggi. E il successo del whisky giapponese continua a crescere tantissimo, tanto che nel 2015 la Jim Mares Guild, una delle guide del whisky più importanti al mondo, ha eletto Yamazaki Single Cask Sherry 2013 il miglior whisky al mondo. Nei prossimi episodi parleremo delle singole distillerie, parleremo di alcuni imbottigliamenti, li assaggeremo, vedremo un po'. Nel frattempo vi saluto. E quale miglior modo per salutarvi se non bevendo whisky? Kanpai!